Benvenuti alla nuova puntata di 4-3-3, il format di Pianeta Lecce dedicato al campionato del Lecce. I giallorossi vincono per 3-0 sulla Paganese, dimostrando di essere una squadra equilibrata, che sa attendere il momento giusto per colpire tanti calciatori che si sono messi in mostra: Cosenza, Zonev, Lepore, Dumbia, e senza dimenticare chiaramente Bomber Caturano. Parleremo di questo e di tanto altro ancora nella puntata di oggi con i nostri ospiti. Bene, siamo rientrati in studio. Vi presento gli ospiti di oggi. Alla mia sinistra Marco Marini. Salve a tutti. E alla mia destra uno stimatissimo, soprattutto da noi, Solo da voi. che No, da non solo da sempre, noi. no, è un amico di sempre di Pianeta Lecce, Massimo Alemanno. Buonasera, ben ritrovati. Non lasciate perdere le chiacchiere. Io sono amico di Pianeta Lecce perché sono soprattutto amico di queste due, anche dell'assente Del Francesco, terzo. nonché direttore, che è la persona più importante di tutti qui da tempo. Nel senso che quando nell'agosto, se non sbaglio, del 2012 Bravo, o 11, di meno 2011, 11. agosto 2011, io ero tra l'altro in vacanza a San Marco di Castellabate nel Cilento, e Marco Marino mi fece una telefonata perché avevo necessità di cominciare a scrivere dei pezzi. E in quelle circostanze, poi per tutto quell'anno, nei momenti liberi, scrivevo con piacere dei pezzi per questa testata che Come ritengo no? assolutamente qualificatissima, che sono delle persone in gamba dalle quali cerco di apprendere qualcosa E su mo questa eh. materia chiamata calcio così complessa. Sono contento ogni tanto di bearmi e di onorarmi della loro amicizia. Naturalmente, noi tutto quello che lui ha espresso nei nostri confronti glielo giriamo. Specularmente, Perché siamo molto contenti, davvero ci contenti di averti vogliamo ospite. bene a prescindere, insomma. Poi abbiamo una passione in comune che si chiama Lecce, anzi Una solo Lecce, malattia. perché è soltanto quello che è la cosa più importante di tutti. Entriamo subito nel vivo della trasmissione di oggi. Parliamo di questo Lecce Paganese 3-0. Il 3-1, Lecce 3-1. 3-1. Il Lecce vince ancora siglando tre reti dopo le tre realizzate contro il Messina. Il Padalino va avanti di 3 in 3. Squadra che vince non si cambia, si dice, però in questo caso Padalino ha cambiato e ha vinto ugualmente. Beh, probabilmente questo ci può confortare, questo fatto, nel senso che anche cambiando l'ordine dei componenti della squadra, il risultato non è cambiato, nel senso che c'è stata comunque una buona prestazione, un risultato importante, anche perché non dimentichiamo che in casa erano quasi 2 mesi dalla partita con la Virtus Francavilla, anche quella vinta con la regola del 3-0. Se non ne facciamo tre, non siamo contenti. Sì, però anche se ne subiamo 3, perché mi viene da pensare a qualche cosa che è capitata di recente. Però vabbè, facciamo Quello finta di è il bug nulla. del sistema. Sì, esatto. No, questo ci ha insegnato, ci ha detto che probabilmente abbiamo una rosa che è di qualità ma anche di quantità, nel senso che noi possiamo sicuramente andare a pescare anche nelle cosiddette seconde linee, poi seconde linee non sono, e ad avere delle risposte importanti. Marco. È così, è così. Il Lecce è riuscito a riprendersi dopo la batosta subita in casa dal Matera, e soprattutto Padalino ha fatto un intelligente turnover, dettato comunque dalle necessità, perché 3 partite in 7 giorni e saranno altre 3 finché non finirà finché non ci sarà il riposo. E man mano che sta turnando, sta avendo risposte dalle cosiddette seconde linee, come dice giustamente Massimo, che seconde linee non sono, anzi, stanno dando quel valore aggiunto ad una squadra che in alcuni elementi era, tra virgolette, non arrivata, ma comunque aveva bisogno un po' di riposo. Bene, vediamo che partita è stata, ce lo racconta Pierpaolo Verri. Grazie Vittorio. La Paganese, che ha perso 3-1 contro il Lecce, al di là del risultato è stata una delle squadre che lottano per la salvezza, fra le migliori che sono venute a giocare al Via del Mare. Il mister Grassadoni aveva schierato la squadra con un 5-3-1-1, votato a difendere e a provare a colpire con le ripartenze. E più di qualche volta la Paganese si è affacciata in zona offensiva, creando più di qualche pericolo al Lecce. La Paganese è una squadra che ha dimostrato di avere anche alcune buone individualità, fra queste spiccano sicuramente Deli al centrocampo, il giovane
giovane centrocampista che ha dato una buona prova nell'arco dei 90 minuti e soprattutto la prima punta, il centravanti Reginaldo, che ha trovato la settima rete stagionale con la punizione che ha beffato Gomis e si è proposto più di qualche volta in avanti, arrivando a tu per tu con il portiere, che però aveva retto un muro davanti alla propria porta. E la Paganese si trova ferma a 19 punti in classifica, ma dimostra comunque di essere una delle squadre più quotate a raggiungere una salvezza, diciamo, tranquilla al termine della stagione. Bene, siamo rientrati in studio, sono tante. Posso solo dire che nel fuori onda mi massacrate ogni volta. Sempre, nel senso lo puoi dire. Stanno facendo di tutto, cioè nel senso le parole che ho detto in premessa, mi sa che qualcuna me la devo rimangiare, perché poi tanto amici non so, è stato dimostrato molto molto. La verità è che vuole sapere prima le domande, in modo che si prepara le risposte, però. Sì, perché sono studiato, devo dire gli abbiamo, gli abbiamo fatto tre domande, ma gliele cambiamo adesso. Allora, tornando in noi e cercando di analizzare un po', diciamo, la partita contro la Paganese, notiamo che Padalino torna al 4-3-3, però non si affida alla regia, diciamo per così dire, di Lepore a centrocampo, lo mette in attacco. A sinistra non conferma ancora una volta Torromino, ci mette Dumbia. E a centrocampo c'è invece la regia, il piede di Fiordilino accanto a quello di Zonev. Allora, cerchiamo di analizzare ruolo per ruolo la gara contro la Paganese. Massimo, non ti ho fatto la domanda nel fuori onda, quindi voglio sapere da te, Lepore lo preferisci mezzala o esterno? Questa è una domanda alla quale trovo difficoltà a dare una risposta che può essere condivisa dal più. Io ritengo che Lepore quest'anno, più che un discorso di posizione in campo, abbia subito un problema di condizione psicofisica, e non parlo soltanto dell'aspetto fisico, dico psicofisica, che non l'ha fatto rendere al meglio. Io dico che al di là della posizione, diciamo così, per caratteristiche, chi meglio si adatta a fare la mezzala è chi è abituato a fare l'ala, a giocare sulla fascia. Quindi, perché ha quel tipo di movimento, deve avere la percussione, quindi deve avere corsa, deve avere capacità anche di rientrare, di coprire. Lui questo ruolo l'ha interpretato con grande efficacia ai tempi della Nocerina ed è stato più volte schierato in quel ruolo. Probabilmente non è il ruolo più adatto a quelle che sono le sue caratteristiche, nel senso che Lepore ha fatto numericamente molte più partite giocando da esterno alto o da quarto in 4-4-2 o addirittura da esterno basso, l'abbiamo visto anche in qualche circostanza lo scorso anno. Però io non penso che la sua involuzione di quest'anno sia stata un problema esclusivamente di posizione in campo, anche se onestamente sabato scorso ha fatto meglio rispetto alle altre uscite. Ritengo che sia più stato un problema di condizione. Io sono anche convinto che questo, il fatto che abbia segnato due marcature possa per lui rivelarsi un toccasana anche da un punto di vista psicologico, perché anche nell'esultanza di sabato scorso probabilmente qualcosa si è notato. Però più volte nelle varie interviste sia lui che Padalino hanno sostenuto che Lepore gioca tranquillamente in quel ruolo. Allora qual è il rebus o la situazione? E Padalino sostiene anche che Ciancio giochi tranquillamente. Sì, vabbè, Padalino ha le sue idee, ovviamente non le contesto, perché non posso assolutamente permettermi di contestare o di sindacare le scelte di un allenatore che è meritatamente in testa alla classifica, ci mancherebbe altro. Quindi i numeri gli danno ampiamente ragione e dobbiamo inchinarci ai numeri, anche se possiamo avere delle idee in qualche circostanza diverse dalle sue. Io penso che il discorso di Lepore in campo, in quella posizione, però possa garantire anche delle modifiche a partita in corso. Questo non molti lo hanno rilevato, cioè il fatto di avere dei giocatori che abbiano una certa duttilità consente al tecnico
di modificare l'assetto della squadra, allora, anche senza effettuare allora, le sostituzioni. Vista l'osservazione, non so se sono stato chiaro. Sei stato chiarissimo, infatti, vista la tua osservazione, adesso ti faccio un'altra domanda. Quante volte l'Epore in quella zona del campo è stato utile per cambiare l'assetto della squadra durante, in corso di partita? In quattro partite, in quattro su circostanze. Quante? Su 17 fino adesso. Quindi, disputato. Vabbè, sì, ovviamente hai in questo caso hai ragione tu, però io sto cercando, io cerco di dare delle interpretazioni, non vado mai, la tua interpretazione è sicuramente quella nel tranello di dire delle cose contro. Ascoltami. Qualcuno, perché io parlo sempre a favore, Massimo, nel senso sicuramente che mi spiego meglio, fammi terminare. Quando succedono queste circostanze, io per esempio ero tra quelli, non ho condiviso pienamente la scelta degli uomini nella partita di Matera, che ero stato a Taranto la settimana precedente e avevo visto in TV la partita la settimana prima di Castellammare di Stabia. Avevo visto, cioè penso non siano sfuggiti a nessuno, il livello di forma di alcuni calciatori, mi riferisco a Zoneb, mi riferisco a Dombià in particolare. Quando ho rivisto la formazione prima della partita contro il Matera, mi sono meravigliato della non presenza al primo minuto di questi. Allora cerco io di fare uno sforzo, mettermi nella testa dell'allenatore. L'allenatore, avendo tre partite ravvicinate, e cioè Matera, Messina infrasettimanale e Paganese, cioè in 7 giorni tre partite, ha detto, fatto una scelta facendoli turnare tutti quanti. Però parto dalla partita col Matera in casa, che ritengo l'avversario più difficile, con gli uomini di cui mi fido di più e che più mi hanno dato minutaggio in campo. Quindi è partito con quell'assetto. Poi ovviamente le scelte gli hanno dato torto. E mi fermo qua. Però l'interpretazione che do è sempre quella di comprendere il perché della scelta e non di criticare a prescindere dalla scelta. Anche se possono essere d'accordo. Marco, tu sei d'accordo con quello che ha detto Massimo? No, ma Massimo non dice eresie, nel senso che comunque è chiaro che non è che Padalino è un allenatore che vuole andare a perdere le partite o voleva essere massacrato dal Matera in casa. È chiaro che lui ha in tutta coscienza messo in campo la formazione che gli dava probabilmente più garanzie, perché chiaramente noi non vediamo gli allenamenti, ma anche se li vediamo non abbiamo la competenza di Padalino, e quindi se li vedessimo non avremmo la competenza di Padalino, e quindi vediamo soltanto le scelte finali, e le scelte finali alcune volte ti lasciano basito, perché poi alla fine, no? Vedendo soltanto le partite ti accorgi chi sta più in forma e chi magari in quel momento sta subendo, certo, magari una fase di calo atletico, ma che potrebbe essere anche fisiologico dopo 14-15 partite tirate al massimo. Quindi è chiaro che lui, nel momento in cui schiera la formazione, cerca di schierare la miglior formazione possibile secondo quello che è il suo punto di vista, ed è altrettanto chiaro che poi quando le cose non vanno, perché io onestamente quando ho visto la formazione del anti-Matera, come stava dicendo adesso Massimo, io quando ho visto la formazione anti-Matera che sono arrivato allo stadio, io ho detto mamma mia, e che oggi è una tragedia. Cioè, ma non lo dicevo soltanto io, eravamo in 7, 8, 9 persone tutte insieme che dicevano mamma mia, mamma mia. Quindi voglio dire, però ti ripeto, noi dall'alto della nostra ignoranza lo dicevamo. Purtroppo poi la partita è andata così. Probabilmente Marco, poi al di là di questo c'è da andare nel dettaglio di quella partita, anche noi diciamo, dobbiamo parlare della Paganese, stiamo partendo da molto più indietro. Lì c'è stata, diciamo così, dal punto di vista tattico, una tra virgolette astuzia da parte di Auteri, che ha modificato il suo assetto del 3 davanti anziché giocare col solito 3-4-3-4-3-1-2, andando a mettere Strambelli a schermare il player a Arrigoni. Allora, in quella circostanza probabilmente non ha avuto la stessa lucidità, o probabilmente gli eventi della partita non lo hanno portato a fare questo, a modificare alcune cose. Per trovare una contromossa probabilmente Padalino avrebbe dovuto cercare di alzare un pochino la squadra, nel senso che alzando la linea difensiva, andando a accorciare quindi le distanze che c'erano tra linea di difesa e soprattutto linea di centrocampo, avrebbe un pochino impedito il gioco tra le linee, sul quale il Matera è stato molto abile, perché giocavano a due tocchi con Strambelli che in fase di possesso si abbassava a ricevere palla e allargava palla subito con due tocchi sugli esterni. Questo ci ha messo molte difficoltà, probabilmente andando un pochino ad alzare di una quindicina, ventina di metri la linea dei nostri difensori, avremmo accorciato gli spazi e creato più difficoltà quindi ad andare meglio sulle linee di passaggio, andare a intervenire sulle linee di passaggio del Matera e quindi ad avere degli esiti migliori, insomma. Siamo d'accordo però sul fatto che Padalino sicuramente scelga per la di sabato in questo momento, o sì, domenica in domenica, la formazione migliore, cioè quella che
l'11 che secondo lui durante la settimana ha dato il massimo negli allenamenti. Certo. Questo significa secondo te che Torromino non stia dando il massimo, oppure è un momento in cui farlo riposare è un modo come un altro per recuperarlo? Certo è che Dumbia lo sta sostituendo più che degnamente. Io penso che sia vero tutto quello che hai detto, cioè che Torromino stia attraversando un periodo di appannamento di condizione, questo sia fuori dubbio, perché si è visto nelle ultime due o tre uscite che non è stato un eroe di Dio, e il fatto probabilmente di preferirgli Dumbia sta dando delle garanzie diverse, anche perché Dumbia ha visto nelle ultime quattro partite sono state prestazioni davvero importanti. Mi sembra di vedere il Dumbia di qualche anno fa, che un po' si era perso per diversi motivi. Anche la stessa presenza di Zonev, sono delle situazioni. Torromino adesso sta sicuramente provando, perché come da una parte noi vediamo la catena di destra che funziona in un certo modo, probabilmente non avviene la stessa cosa sulla catena di sinistra, e il fatto che più volte gli interpreti della catena di sinistra sono stati cambiati. Mi riferisco anche a Contessa, Ciancio e via dicendo, è proprio perché non si riesce a trovare un equilibrio su quella catena che dia le garanzie, le giuste garanzie. Che deve avere una squadra che dovrebbe vincere il campionato. Esatto. Marco, secondo te come potrebbe Padalino coniugare un po' il tutto, no? Tenere in campo Dumbia che sta facendo buone prestazioni, contemporaneamente cercare di non perdere psicologicamente come fanno tutti. Garantendo la necessaria turnazione tra gli elementi. Hai un campionato molto lungo, hai una squadra che ti è stata fornita con tanti, diciamo, effettivi e non con titolari e riserve, e la tua abilità deve essere proprio questa, senza far sentire nessuno in disparte, senza far sentire nessuno, diciamo, meno degli altri, dare la possibilità a tutti di fornire le proprie prestazioni per il bene comune, perché questo è l'obiettivo di una squadra che deve vincere il campionato. Fare in modo che i 22, i 23, i 21, i 20 ti diano tutti il massimo nel momento migliore della loro stagione. Quindi non ci sono grandi segreti, l'importante è riuscire a mantenere all'interno dello spogliatoio, a livello, diciamo, umorale, soprattutto di chi si è sentito primo attore, perché comunque ha cominciato magari da titolare la stagione, e senza farlo sentire male, senza farlo sentire un ripiego, senza fargli provare una bocciatura, che bocciatura poi in realtà non è. Non ci sono grandi. Giusto per completare quello che dice Marco, nel lavoro di un allenatore è altrettanto importante l'aspetto della gestione, che sono due fasi differenti, cioè quello dell'aspetto tattico della squadra che va in campo, quindi della gestione tecnico-tattica, ma quanto la gestione dello spogliatoio, delle risorse umane, parlo quindi del dialogo e del rapporto, certo, del feeling che si viene a creare tra l'allenatore e i calciatori, facendoli sentire tutti parte integrante del progetto. Credo che questo, almeno a vedere dalle prestazioni anche da chi subentra, mi sembra che Padalino per adesso ci sia perfettamente. Consentimi, già che ne abbiamo parlato, anche di fare i giusti complimenti al direttore Meluso, perché penso che ce lo stanno dimostrando queste ultime giornate, abbia portato a Lecce un gruppo di calciatori importanti che ci sta dando sicuramente garanzie. E a tal proposito, sì, ma deve finire l'opera. Il direttore Meluso deve finire l'opera. Io ho avuto modo di dirglielo in una trasmissione televisiva in cui ci siamo trovati. Ho detto che ha fatto un gran lavoro dal punto di vista patrimoniale, perché ha patrimonializzato alcuni giocatori portandoli al contratto triennale, addirittura quello di Zonev. Che sono dei prospetti importanti gioco di parole, prospettiva. Sei d'accordo con me? Però manca qualcosina. Se dico che Zonev è stato l'acquisto più, sì, più assolutamente, sì, considerato storia, che è un 95, quindi un calciatore di 21 anni, ha una prospettiva importante, sta dimostrando di saper giostrare in tutti i ruoli del centrocampo, e tra l'altro facendo bene, perché ha giocato da mezzala destra, mezzala sinistra, cioè ha ruotato facendo tutto, è un giocatore che vede la porta, è un giocatore abbastanza completo che può soltanto migliorare e portare. Ma tu da direttore sportivo, se fossi Meluso, che cosa faresti a gennaio per l'attacco, considerando che hai Caturano e Persano per il ruolo di centrale, considerando il modo di giocare di Padalini?
Io devo dirti che interverrei a prendere un altro attaccante centrale, perché noi sugli esterni, considerato con quali caratteristiche, di con caratteristiche diverse con o simili a quelle di Vado. Guarda, a me piacerebbe un attaccante con le caratteristiche di Moscardelli. Bravo. Ti dico perché Moscardelli rispetto a Caturano riesce a giocare più spalle alla porta, a far salire la squadra, a difendere palla, per variare la tipologia di gioco, per no? variare la tipologia di gioco, perché in alcune circostanze quando noi siamo costretti, perché capita, ecco, questo è un altro aspetto che succede spesso, le squadre ci studiano molto, quindi il Matera, che ci pressava altissimi, non ci consentiva il giro palla, a proposito di quello che dicevi prima, lui è il professore del giro palla. Molte volte in quella situazione c'è lo scarico al portiere e il lancio lungo. Caturano va molto in difficoltà su queste palle, mentre un giocatore più fisico, più alto. Per non parlare dei nostri centrocampisti, appunto, che sono tutti piccolini e palla di testa non ne prendiamo mai. Questo ci aiuterebbe moltissimo in prospettiva. Però quando parlavo di completare l'opera, io ritengo che ci sia anche da intervenire per fare, ecco, io. Una squadra che deve provare a vincere il campionato, considerato che per vincere questo campionato bisogna arrivare primi per essere sicuri, e per arrivare primi non bisogna sbagliare quasi nulla, cioè la percentuale quota, di errore. La quota secondo te qual è? La quota per arrivare primi per vincere il campionato? No, guarda, non mi dilungo in queste cose perché posso essere sconfessato purtroppo da un giorno con l'altro. Questo è un campionato talmente anomalo che non ti consente di dare una quota punti precisa per dire sarò sicuramente prima, visto che noi ce la giocheremo. Ripetere il girone d'andata sarebbe sufficiente? Presumo di sì. Ripetere il girone d'andata sì, potrebbe essere sufficiente, soprattutto se noi riusciamo a chiudere a 41 punti, come io mi auguro, insomma, anche se sarà difficilissimo sabato prossimo. Andrea sarà difficile. Però dicevo, per completare l'opera e non sbagliare nulla o ridurre quanto più vicino allo zero la percentuale d'errore, io ritengo che il Lecce abbia bisogno di 3-4 soluzioni, sto andando proprio all'optimum ovviamente. Io sarebbe da rivedere un attimino il ruolo del portiere, io ritengo senza nulla togliere i bravissimi Gomis, Bleve e anche Chironi, che ho avuto modo di vedere più volte a Nardò l'anno scorso, un portiere di grande affidabilità, nel senso un portiere di tranquillità, di sicurezza, 9 su tutti Perucchini per esempio, giusto per dire uno che è già stato qua. Poi probabilmente avremmo da completare anche numericamente. Marco non sarebbe d'accordo su Perucchini. Anche, no, io ho fatto un esempio, non dico lui. Un portiere comunque di esperienza, un portiere che abbia già vinto qualche campionato, abbia una rodata esperienza alle spalle, può essere anche un portiere che viene dalla Serie B, però un portiere assolutamente di grande affidamento. Secondo me Marco farebbe tornare Benassi, più che Perucchini. Non mi dispiacerebbe nemmeno quella per soluzione. Il gioco di Padalino, non mi dispiacerebbe. Io non so. Beh, lui ha fatto un esempio, ha detto Perucchini. Io ho parlato dell'aspetto affidabilità. A noi serve un portiere che giochi molto, che sappia giocare con i piedi. Perucchini, fortissimo nelle uscite, fortissimo tra i pali, con i piedi non era fortissimo. Forse, era forte, non fortissimo. Forse da questo punto di vista, uno degli ultimi che abbiamo avuto più bravi era Benassi. Era proprio Benassi. Benassi. Nell'era preistorica. Tra l'altro Benussi sta parlando a Vicenza. Sta parlando a Vicenza e sta facendo anche abbastanza. Sta parlando bene. No, un Benassi con i piedi ci sa fare. Che a quel punto potrebbe essere non lui, diciamo, anche se lui è nostro. Tu parli caratteristiche, come caratteristiche è un portiere che comunque quando tu gli appoggi bravo, la palla sì. E te la secondo voi quanto poi se completo gli altri ruoli, perché io parlavo di quattro. Numericamente dovremmo anche completare cioè giusto per avere due giocatori per ruolo, noi di Terzini abbiamo soltanto tre. Ci sarebbe da adattare l'Ebor eventualmente a Terzino, però sarebbero tre destri e un mancino. Io probabilmente un altro mancino non lo vedrei male. Poi sulla linea di centrocampo, anche se abbiamo in rosa un ragazzo con quelle caratteristiche, si chiama Maimone, un ardito, ecco, giusto per dire più le caratteristiche del giocatore, cioè un ruba palloni. Non abbiamo un giocatore capace di rubare, di sarcionare il pallone dai piedi. Potremmo far tornare Salvi magari. Anche no. Quello sono tutte idee che ci stanno. E poi, come stavo dicendo prima, l'altro centrale. Quindi su questi quattro ruoli per ottenere proprio voglio il top. Sentire cosa dice Meluso su Salvi. Meluso. No, ma no, tu uno come Salvi ce l'hai già, si chiama Maimone, che abbiamo visto, è una bestia sto ragazzo. Non gioca perché noi Padalino vuole un centrocampo molto tecnico che imposti la partita e faccia la manovra. Quindi
forse troverà posto, diciamo, più in là quando le partite si metteranno in un certo modo, però non è che non ce l'hai proprio, anzi ti dirò di più che Maimone per una squadra come la nostra che è un po' leggerina ti alza anche il tasso sì. fisico della squadra, cioè, sui colpi di testa, sì, sui colpi di testa, proprio sugli scontri, cioè non è uno che va a farti la guerra Maimone, e noi ne abbiamo bisogno di questi elementi, non è che ne vai a prendere un altro, lo tieni già. Però è chiaro che oggi come oggi Padalino vuole, predilige, diciamo, una squadra molto tecnica, motivo per cui a destra gioca Vito Francesco e non gioca Ciancio, perché Vito Francesco spinge molto di più, perché ha giocato mezzala fino all'anno scorso, o fino a due anni fa, adesso non mi ricordo, e quindi ha la capacità di poter dialogare palla al piede nell'azione offensiva, mentre Ciancio è più difensore e quindi non gli piace, lui ha questa tipologia di vedute e quindi va bene così, però voglio dire, il centrocampista di rottura lo tieni già. Prima di restituire la linea a Pierpaolo, volevo sapere da voi quanto, giusto per trovare il pelo nell'uovo, quanto Gomis abbia influito sul gol che ha subito, cioè quanto la sua poca reattività sulla punizione, cioè se può essere colpa sua, no, parzialmente te lo dico io velocemente. Gomis fa poi chiaramente parola a Massimo, ci mancherebbe. Gomis ha fatto l'errore che fanno quasi tutti i portieri, da fuori. No, ha fatto il mezzo passo sul palo della barriera perché pensava che gli tirasse la palla dalla parte della barriera e si trova, ha perso il tempo e non è più arrivato dall'altra parte, ha preso il gol sul suo palo, che comunque andando a valutare dal punto di vista proprio tecnico, il portiere che prende gol sul proprio palo, insomma, non è una cosa ottima, gradevole. Sì, no? Lui ha fatto questo passo, ha voluto fare il fenomeno, ha detto io me la vado a prendere, sì, dove non prendere, è mia, ha fatto andando a guadagnare quel passo, ma l'ha fatto, quindi siamo d'accordo, il problema sul che l'ha fatto prima, che sia un errore, sì. l'ha fatto prima che partisse Reginaldo con la palla, tu non devi fare prima il passo, devi essere abile a fare il passo mentre sta tirando il pallone, non prima, perché lui ha visto il buco e l'ha messa la palla là. Io devo dirti la verità, prima che calciasse avevo già visto quella traiettoria, ho detto che stava fatta. No, ho detto guarda, mo la mette. Mo la mette là. Abbiamo vinto noi, ma hanno vinto anche tutte le nostre inseguitrici. Risultato rotondo per tutte, tranne che per una, ce lo dice Pierpaolo Verri. Grazie ancora per la linea. L'ultima giornata è stata una giornata, diciamo, transitoria per il girone C della Lega Pro. Tutte le squadre di vetta, infatti, compreso il Lecce, hanno vinto. Il Foggia è stata la squadra che più di tutte ha sofferto sul campo del Melfi, dove il risultato è stato in bilico sull'1-1 fino a 5 minuti dal termine. Poi i Satanelli, complici anche la superiorità numerica, sono riusciti a trovare due gol e a vincere con il risultato di 1-3. Si è imposta anche la Juve Stabia in casa contro l'Agragas di Misura per 1-0. Il Matera di Euteri ha invece raccolto un'altra vittoria molto pesante esterna sul campo del Monopoli per 1-3, ma già di fatto nel primo tempo con un pesante passivo di 0-2 aveva chiuso la partita, pertanto dimostrando di poter continuare nel suo trend positivo iniziato proprio contro il Lecce nella vittoria 0-3 al Via del Mare. Particolare attenzione andrà fatta al recupero di domani fra Matera e Juve Stabia, la partita che due settimane fa era stata rinviata per nebbia e il cui risultato finale potrà avere sicuramente delle ripercussioni nella classifica del campionato. Bene, ultima parte di 4-3-3, leggiamo. Si è già finita, però non possiamo fare una puntata doppia. Massimo, se vuoi io ti lascio accesa la camera e tu parli. Va, no, se non ci siete voi non ha senso. Comunque ti inviterò nuovamente. Va bene, se sei con piacere. No, mi piace questa cosa, stare con voi. Con Marco ho avuto, e con te, ho avuto il piacere di fare tante trasmissioni tempo fa, ma ultimamente non c'era stata questa, e allora voglio approfittare. Quante trasmissioni abbiamo fatto contro Roma dopo? Vabbè. Poi con Francesco Mauro addirittura ai tempi in cui lui era no, contro Roma, assolutamente il calcio. Con Francesco Romano abbiamo avuto modo anche di fare il commento tecnico in molte partite, con lui che faceva il cronista, io vi facevo il commento tecnico, ma zio, che cosa, addirittura vedevamo l'azione prima che succedeva, dicevamo già i marcatori prima, non mi aspettavo, guarda, cosa. A proposito, stiamo organizzando il primo raduno Pianeta Lecce, quindi per chi non lo sapesse può andare sul sito ed iscriversi. Massimo Levano, io spero, ci sono, ma si mancherebbe altro. Non si può fare cioè io mi reputo tra i soci fondatori di questa strada, perché
T'ho detto, quando Marco mi chiamò, noi non la dimenticherò mai, quella era agosto 2011, intorno al 20-22 di agosto, e mi disse, stiamo facendo questa cosa, che dico, Marco, dai, facciamo una cosa spettacolare. Scrivi qualcosa tu. Però devo dire che avete superato qualsiasi previsione, perché dal punto di vista della qualità, di quello che... Cioè, poi, ovviamente, c'è una grandissima qualità di tutte le persone che scrivono con voi, non vorrei dimenticare, oltre a voi tre che conosco da tempo, ma anche degli altri, i vostri collaboratori, l'editoriale di Mario Vecchi, insomma, sono delle cose che apprezzo moltissimo e veramente siete cresciuti tanto e vi faccio i complimenti per questo. Vabbè, il caffè l'abbiamo offerto già. L'abbiamo già offerto. Preso prima, quindi era doveroso. L'ha offerto Marco Marini. Andiamo avanti, noi l'ultima parte la dedichiamo solitamente alla lettura dei commenti dei nostri utenti che, come ben sai, sono sempre molto partecipi. Certo. Ci sono due messaggi per te, ti leggo il primo. Rosario Biondo nel cuore dice: chiedete ad Alemanno informazioni di calciomercato, anche se, conoscendo i miei polli, Romano saprà già molte cose. Chiedete se ci sarà un intervento della società per un portiere, terzino sinistro e un sostituto a Caturano, nel caso il mister non ritenga all'altezza Persano. Grazie ragazzi, è sempre forza. Già risposto. Abbiamo già risposto. Abbiamo, senza conoscere la domanda alla, di Rosario Biondo, tra l'altro grande stopper dei tempi buoni del Lecce, ma non è lui. Però ce l'ha nel cuore, quindi sarà un suo sicuramente affezionato. Abbiamo già risposto senza conoscere la domanda, l'abbiamo anticipato. Lorenzo Bigi dice: domanda al signor Alemanno, situazione contrattuale di Zone, perché io sappia un anno di contratto, ma non ho informazioni su eventuali opzioni. Lui no, è stato... Zone va a un triennale, sì. È un triennale. È nostro a tutti gli effetti. È nostro a tutti gli effetti, è un triennale, è stata una grande operazione di mercato. Tra di... l'altro abbiamo preso quello giusto, perché erano due gli Zone. Certo, no? Abbiamo preso quello buono. Non sì, abbiamo vabbè. Sbagliato. No, no, perché è capitato, per esempio Gomis, pure sono due Gomis. Sì. Quindi... Ma anche su Dalmà sbagliamo. Esatto, anche su Dalmà. Invece una volta tantissimo tempo io per fa... una volta abbiamo preso quello giusto. abbiamo mistura, come dice. Però tantissimo tempo fa, per non sbagliare, voi non ve lo ricordate perché non c'era ancora, preso tutti e due. Prendemmo tutti e due i fratelli Evert che erano... Oh, e non giocarono nessuno. Skoglund voglio dire, Skoglund, prendemmo sia Evert che l'altro fratello, non ricordo il nome, e vennero tutti e due a giocare nel Lecce, non ci siamo fatti mancare nulla insomma. Oronzo Lagonza dice: bentornati ragazzi, la partita con la Paganese per me ha detto che ogni partita, anche contro squadre di medio livello, non va mai sottovalutata, perché la prodezza estemporanea, tiri da fuori... o la giocata del singolo, la punizione di Reginaldo, possono sempre arrivare. Non siamo, a mio avviso, la squadra schiacciasassi del campionato, anche perché il Matera ci ha preso a sassate, ma diamo sempre l'impressione che si possa migliorare. Lepore ha trovato due belle giocate, sulla prima ancora una volta importante il lavoro di Mancoso, che sul recupero palla e progressione non ha evidenziato problemi di stato di forma apparsi qualche gara fa. Ha esultato con un po' stizzito, che ecco, non te la prendere con i tifosi per quello che leggi. Noi tifiamo sempre per i giocatori che scendono in campo con il giallo-rosso sulle maglie, ma per me a centrocampo da mezzala non devi più giocare. I tre in mediana schierati sabato offrono tutti un rendimento migliore rispetto a te, sono decisamente più talentuosi del reparto. Forse per Andrea sarebbe il caso di riproporre Arrigoni per Fiordilino, per guadagnare qualcosa di più in interdizione e non perdere troppe geometrie. Che ne pensate? Onestamente è condivisibile. Al contrario però forse, no? Fra sì. Fiordilino e Arrigoni. Ecco, forse al contrario Fiordilino e Arrigoni, mi sembra che Arrigoni abbia una grandissima fase di interdizione. Comunque no. Anche prima, non mi ricordo se stavamo parlando in onda o fuori onda, diciamo che probabilmente... Tanto è tutto registrato, Marco, sì, è Massimo, io posso mandare tutto. L'impostazione è quella, c'è un discorso che è didattica e un discorso che è di strategia di gara. Nella strategia complessiva, Padalino, nella fase, diciamola così, di transizione negativa che la squadra subisce, purtroppo la squadra palesa delle difficoltà, soprattutto anche nelle posizioni di marcatura preventiva che gli interpreti del centrocampo non fanno, o nell'abilità di andare a chiudere le linee di passaggio. Sono situazioni che purtroppo si verificano da sempre, sin dalla prima partita con l'Agragas, però purtroppo è un modo di intendere il calcio, cioè lui dice io non voglio fare la fase difensiva facendo possesso, cioè io dice non ho bisogno di fare interdizione, di guardare quella che se la posizione relativa, se la palla ce l'ho sempre io, però questo purtroppo sono 4-5 partite che non succede quasi più. Non succede, allora che succede? Che noi molte volte subiamo
la transizione negativa, la squadra si trova scoperta, cioè a palla scoperta con la difesa schierata e quei centrocampisti che sono altrove. Ed è una cosa che è successa molte volte con questi cost to cost. Poi rischiamo sempre metri. Perché veramente sempre, quando tu hai sempre. La difesa schierata. Allora, la cosa che diceva l'ascoltatore che ha scritto è che onestamente questa categoria ci ha insegnato che nessuna partita può essere valutata, nessuna partita è scontata, perché ci sono squadre che si sono attrezzate. Poi con il passare del tempo, guardate per esempio quello che sta facendo anche la Virtus Francavilla, le squadre si adeguano alla categoria, quindi c'è, nonostante nella Virtus ci sono giocatori che affrontavo io quando stavano addirittura in eccellenza o in Serie D. Addirittura Biason sta lì dal tempi della promozione, sì. Che è un giocatore argentino fortissimo, bravo, eccetera. Però sono giocatori che ci mettono poco, anche perché gli argentini, a me è capitato di averne tanti, voi lo sapete, sia a Nardò che a Casarano, sono calciatori che hanno una adattabilità al nostro calcio importante e anche una tranne Piatti, Ignazio Piatti, che qui purtroppo non, però poi è andato altrove e ha ripreso a fare il derivo, non so, purtroppo non ce l'ha fatta. Leggo il messaggio di Cristian San Marco, dice: buongiorno a tutti, la Paganese ed il Messina oramai archiviate, bisogna fare i complimenti a mister Padalino per come ha distribuito le forze in queste tre partite in 7 giorni. Un applauso ai giocatori che fino ad ora hanno giocato poco e che si sono impegnati rendendo al massimo. Bravi tutti. Ora ad Andria, vero banco di prova contro una squadra tosta. È stato molto bravo, l'abbiamo così sottolineato così più come volte. Magari era stato un po' meno in altre occasioni, questa volta diciamo che probabilmente ci sono state una serie di situazioni che l'hanno fatto più riflettere su quello che è l'aspetto quantitativo oltre che qualitativo della rosa. Lui ha capito che può fidarsi anche di altri giocatori al di là. Noi abbiamo avuto l'esempio di Braglia l'anno scorso, che faceva giocare 13-14 giocatori in tutto, e poi siamo arrivati alle ultime partite con la lingua di fuori, insomma, no? Il fatto che di Losa, ecco, è proprio questo che può fare la differenza con le altre nostre concorrenti, anche se devo dirvi, io temo in assoluto di più di tutte in Matera, perché è una squadra che con Auderi dimostra sempre la solidità importante che queste squadre in queste categorie devono avere, perché è un must, insomma, prima di tutto la solidità, la capacità di non prendere gol e poi tutto il resto. Però il fatto di aver fatto ruotare con intelligenza tanti giocatori, perché presumo che ormai non ci sia un giocatore non utilizzato dei 24 in rosa, mi sembra che siano stati utilizzati tutti anche con poco minutaggio, questo ci sta dimostrando che ci si può fidare assolutamente di tutti i giocatori in rosa. Secondo te Bersano deve essere mandato in giro a farsi un po' le ossa, oppure può migliorare qui? Io ritengo che in prospettiva, trovando piccoli spazi, io avrei fatto questo tipo di passaggio, avrei dato un ulteriore anno a Persano di crescita, in modo tale che già l'anno prossimo, se per esempio noi dovessimo avere la fortuna di vincere il campionato, potrebbe tornarci utile, perché in un campionato dove hai lo stress, la smanito per vincere a tutti i costi quasi tutte le partite, non facilita la crescita di un giocatore che è nella piena fase di maturazione, perché un giocatore fino adesso ha fatto soltanto settore giovanile, nel senso che lui, anche se è stato Bologna, comunque ha giocato sempre nella primavera, non ha mai avuto modo di giocare partite, un certo numero di partite in prima squadra, sarebbe stato meglio farlo crescere in una situazione di secondo piano, cioè in una squadra che aveva obiettivi un attimino più tranquilli e più abbordabili rispetto a una squadra che vince e che deve stare lì sul pezzo. Questo ovviamente gli darà poco spazio. Ma secondo te è più performante la Lega Pro anche a bassi livelli, oppure un campionato primavera dove magari fai anche la Champions come col Napoli? Assolutamente sono molto più performanti i campionati reali, nel senso che i calciatori devono confrontarsi con giocatori di età diversa, con lo stesso campionato, giocatori di età diversa, più smaliziati. Se tu giochi sempre con i varietà, purtroppo i varietà, ecco perché io sono, mi hai aperto un'altra trasmissione, no, velocissimo, sono molto d'accordo su quello che viene fatto nei campionati spagnoli con le cosiddette squadre B, piuttosto che con le primavere, perché il fatto di cimentarsi con giocatori di varie età, di vari livello, non ti fa crescere come invece andare, io lo manderei anche, cioè quello lo puoi fare fino ad una certa età, esatto. Poi arrivati ad una certa, ad un'altra età ci sono le categorie, devi necessariamente confrontarti con chi l'età spartiacque sono i 16 anni, sì, cioè a 16 anni i giocatori devono, se non hanno fatto ancora il salto di qualità, devono andare a giocare fuori a crescere. No, d'accordo. Allora, prima di chiudere la trasmissione di oggi, volevo sapere da Massimo quali sono i suoi progetti per il futuro. Io so che quest'anno sei fermo per scelta tua. Quest'anno sono fermo, ho avuto un po' di richieste ma non erano
perché io prediligo sempre il progetto alla categoria, e questo mi ha consentito, forse fortunatamente, di vincere qualche campionato. Questo parecchio è una cosa che mi torna utile, però io il progetto lo vedo prima, essendo la persona che fa da pioniere, che poi deve scegliere tecnico e di conseguenza calciatori, staff e via dicendo, io devo sentire la buona aria dal progetto. Però il mio progetto più immediato, cioè il mio cos'è, è rivenire di nuovo a Lecce a fare un'altra trasmissione. Quindi non ho altri programmi. Solo questo, e non vedo l'ora che si ripeta questa circostanza. Quindi lo chiameremo subito. Nel frattempo lo ingaggiamo. No, noi ci vediamo sicuramente per l'evento che stavi poc'anzi. Ci vediamo prima. Sarà tra Natale e Capodanno. Fatto salvo, io non ci sono soltanto la giornata del 30, poi sono a il 30. È il 30. No. io continuo a dare amicizia e fiducia a questi due loschi figuri. Bene, la puntata di oggi si chiude così. Non sappiamo che cosa farà invece Marco Marini in futuro. Non si sa. Non si sa. Ci rivediamo venerdì prossimo. Ci sarà da discutere sull'approccio che la squadra avrà nei confronti della Fidelissandria. Giocheremo fuori casa. Partita durissima. Partita difficile. Ne parliamo venerdì.